Ciao ragazze, questa sera volevo parlarvi eh, di un'esperienza, di un cioè l'esperienza mia con Avon tramite, cioè un'esperienza personale eh, cioè dandovi um, dei consigli che ho eh, messo in atto io e che hanno funzionato sono due consigli più un'altra specie di opzione che um, va bene sia per clienti che presentatrici, quindi eh, allora eh, il primo metodo che io ho adottato è il passaparola il passaparola cosa significa? significa dire alle persone che voi conoscete eh, che siete presentatrici Avon e che vorrete che diciamo che acquistano da voi e con questo metodo io mi sono sempre trovata bene anche persone che non conosco è un po' difficile perché comunque si sa un po' difficile trovare che c'è cioè, appena tu vedi una persona tu e dici fai le presentatrici diciamo, avanti che comunque ci sono persone che a me hanno fregato totalmente quindi ve lo dico con, per esperienza personale sinceramente di stare attente a molte persone che pre prendono completamente in giro cioè a che sono una persona a che sono persone buone che si trasformano completamente quindi ve lo dico per esperienza personale a, anche perché appunto il video si, si basa su un'esperienza personale quindi so, non su esperienze di altre persone eh, cioè su come ho vissuto io sta, sta cosa eh, niente quindi il passaparola secondo me è una cosa fondamentale perché anche eh, se conosciamo un'amica magari quell'amica ci può presentare altre amiche e così si viene si fa l'ordine eh, quindi anche tipo una mia amica Acquista da me e mi ha dato anche i suoi clienti Che lei era ex presentatrice Apple e mi ha dato i suoi clienti E con questi clienti mi ci trovo bene Sì, mi acquistano Certo, allora, non mi acquistano in ogni campagna eh, Mi acquistano eh, Tipo ogni due campagne Tipo faccio due campagne No, e nella terza mi ordinano Tipo 100-200 euro di ordine Quindi, cioè, da me è sempre così A volte magari capita che Mi acquistano in ogni campagna e Quindi è così la cosa. E quindi il passaporto è fondamentale. Infatti, mia madre mi ha anche aiutato. Quindi, cioè, il punto di riferimento è la famiglia. Cioè Se fate affidamento alla famiglia, qualcosa nascerà di ordine. Dico, tipo, io il mio punto di riferimento è stata la mia famiglia, la mia madre, mio fratello. E quindi, tipo, la famiglia è una cosa molto aspettata. Mi arrivano tipo messaggi a palate, <ride> vabbè, la lasciamo perché non mi interessano i messaggi allora di video, I messaggi per me non ce n'è, quindi eh, cosa stavo dicendo? Appunto la mia famiglia mi ha aiutato molto, mia madre mi ha fatto conoscere alcune persone, tipo mio fratello andava in un centro dove diciamo si fa terapia per le persone che hanno bisogno di, di riabilitazione eccetera. Eh, ed era un centro che io vi parlo 5-6 anni fa, eh, quindi mio fratello era piccolo, poteva avere 8-9 anni, anni, un po' più piccolo, comunque questo non c'entra niente, quindi chiudo parentesi, quindi questo centro eh, mia madre mi, mi ha fatto appunto conoscere, appunto, ecco come si sta ora si questo parola mi ha fatto conoscere delle dottoresse che... Mm, eh, facevano terapia e così abbiamo instaurato est un rapporto e mi acquistavano da Avon ma anche quando facevo i prorossi mi acquistavano tanto, pezzi di 100 200 euro poi una volta che comunque abbiamo, cioè, abbiamo finito quel tot di terapia che dovevamo fare cioè, poi ci siamo completamente allontanati da queste persone anche perché sto centro veniva distante da casa mia quindi eh, e quindi niente ci siamo allontanati e così è finito tutto però devo dire che appunto mia madre mi presentava sempre persone appunto che mi pagavano sempre i prodotti no? appunto come certe persone che veramente non ne voglio parlare perché sennò mi dilungo tipo due ore tre ore quindi meglio di no e poi appunto mio fratello pure mi aiutava a scuola con tipo alcune professoresse che acquistavano maestre e infatti, e facevo l'ordine, e quindi dicevo: E passa parola, la famiglia aiuta sempre anche le amiche. Eh, però la famiglia di più, perché tuttora magari io vado a mare, magari c'è qualche persona che una instaura un po' di amicizia così tipo chiacchiere, così e gli dico che sono presentatrice Avon, o no, viceversa, anche mia madre gli dice che sono presentatrice Avon. Lo so, alla fine una non può. Cioè, alla, alla fine, una, anche se una risposta negativa, vabbè. Alla fine una ci ha provato. Infatti, molte persone no. Anch'io sono presentatrice AVON. Stessa cosa. Però, dai, una ci prova, almeno vede un po' come va. Però, se siete delle persone spacciate che, dite le cose in faccia, allora, sta cosa cioè... Per voi magari sarebbe un po' più facile. Io invece sono una persona un po' più riservata, quindi tendo comunque a vendere alle persone fidate, cioè persone che gli posso, gli posso dare i prodotti, però sono sicura che possono dare due o tre giorni, ma i soldi me li danno. Ma ad altre persone che non mi fido, io preferisco pagarmi anticipatamente, cioè farmi pagare prima sono così perché appunto ho avuto troppe, troppe fregature, per questo motivo io tendo ad essere così, cioè io sono stata sempre così, poco carattere. Comunque il primo metodo è il passaparola, il secondo metodo che l'ho visto un po' spopolare, un po' su Facebook, eh, anche qui su YouTube, se non sbaglio sì, un po' sì, eh, è il metodo eh, delle carte fedeltà. Cosa sono queste carte fedeltà? Ecco appunto, io ne ho una e ve la faccio vedere che è la mia. Eccola qua, l'ho piegata per non far vedere il nome, eh, presentatrice avon Mariuccio. Ma voi potete metterci eh, quello che volete, ok? Cioè potete, che ne so. Metterci il numero di cellulare come ho fatto io e il vostro nome e cognome. Da fare, fare mettere tutto ciò che volete: volete voi il nome e cognome, il nome della pagina? Infatti, ho scelto di, mette, di far mettere il nome della pagina alla presentatrice. La e Meriuccia, così non so, visto che molte ragazze hanno anche Facebook, e magari possono stare in contatto lì. Perché comunque, nella mia pagina parlo dei prodotti nuovi, del pacco che arriva. Ehm, foto di. Mh, le foto dell'anteprima eccetera eh, e niente io ho scritto ogni 20 euro riceverai un punto eh, ed ogni 10 punti avrai eh, un regalo ovviamente c'è la foto beh eh, ci sono 10 caselline che adesso dovrei vedere eh, come poter trovare eh, qualche timbrino qualche cosa o gli adesivi direttamente le etichette che danno in avond vediamo un po come mi dovrò organizzare allora eh, dove si può avere Do cioè dove si può acquistare dove si possono acquistare queste carte semplicissimo sul sito Sprint. in caso se, se posso vi lascio anche il, li il link sotto l'info eh, nell'info box così magari andate nel link diretto e vi guardate sto sito che rimarrete sicuramente a me vabbè che ormai lo conosceranno tutti perché Forse io sono la ritardataria perché no, io già lo conoscevo il sito, solo che um, l'unico metodo di pagamento è la carta di credito. Siccome io non l'avevo, eh, poi per motivi l'ho dovuta fare e così, finalmente, dopo tantissimo, ma tantissimo tempo, ho acquistato anche io da Vista Sprint e mi sono voluta fare, eh, fare le carte fedeltà. Ce ne sono ragazze di tutti i modelli, di tutti i design, bellezza bellezze e salute per, che ne so, ristorazione Tutta, uh, tutte le categorie infatti io ho scelto bellezza e salute ci sono tanti design ce n'è pure uno simile ai colori dell'Avon tipo neri e fucsia cioè, però io volevo prenderli quelli pensavo che mi arrivano quelli invece no, avevo salvato questo design come bozza e alla fine vabbè uh, il prezzo, quanti li ho pagati? In un'offerta veramente strabiliante: 100, 100 di questi, 100 bigliettini, eh, le ho pagati 5,99. Poi ci sono state anche 6 euro: sì, 6 euro di spedizione, quindi ho pagato in tutto 11 euro eh, qualcosa. 11,99 11,04 euro, non mi ricordo. Eh, una cosa del. Sì, le spedizioni erano 6 euro. Comunque, arrivano dall'Olanda. Viene il Corriere Ops, se non sbaglio. Sì. E eh, niente, la firma, niente di che. Comunque, il design è ottimo, quindi la carta già si vede che è proprio un materiale fatto bene. Quindi fidatevi, io ho avuto un problema di, di soldi che loro si erano presi. Ho parlato con l'assistenza, veramente un sito, ragazze. Eh, serio infatti, sicuramente farò anche degli altri acquisti, non so, vorrei sbizzarrirmi un po', vediamo un po' come siamo combinati. Perché io di solito eh, li volevo fare fare alla mia amica, ma quella più problematica delle altre. Cioè, lasciamo aperte e quindi questo metodo, eh, infatti, io le ho date le carte queste e quindi e niente, e quindi con stia carta fedeltà io li ho spedite nella cioè li ho date per la campagna 8 e mh, alle clienti che le ho date mi hanno detto "Tranquilla, tranquilla che faremo notte". Quindi attenderemo le risposte e vi farò sapere. Però comunque questa foto della della carta fedeltà a me piace molto. Infatti le clienti mi hanno detto, ma devo metterlo io il punto. Ho detto no, tranquilla faccio tutto io e... e niente a me piace molto questo fatto della carta fedeltà perché comunque una può anche incentivare i clienti, tipo quelli che spendono comunque poco, uh, a farci appunto raggiungere quella cifra che ne so già contro i clienti, una può spedire direttamente un catalogo, alla fine. Niente, scusate il buio di prima, ma c'era una specie di problema alla lampadina. Ma adesso si è aggiustata. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, eh, cosa vi stavo dicendo? Che appunto le, le carte fedeltà io l'ho date in campagna 8. E mi hanno detto le clienti che hanno effettuato un po' di ordine. In caso vi faccio sapere o sulla mia pagina o ne, nell'info box, vediamo come, <ride> come va. Eh, sta cosa però mi piace a me comunque perché già è una cosa che mh, incentiva le clienti a voler magari vedere sto, sto regalo qual è che ne so eh, infatti io sicuramente sceglierò prodotti dall'anteprima perché comunque mi piace a me far provare alle clienti quei prodotti nuovi che comunque che comunque magari uso. e dice oh guarda è un prodotto nuovo magari lo compro quindi eh, quindi il secondo metodo sono le carte fedeltà. Vediamo un po' come va, ma sicuramente andrà bene. Vedete, vedete. Eh, il terzo metodo, quindi la terza opzione che sembra molto carina, però io ancora non ho avuto contatti. Eh, è l'applicazione Avon che voi troverete tramite Google Play, Google Play si dice o Play Store, Play Store, ecco. Quindi è un'applicazione che voi troverete tramite Play Store. Basta scrivere, ah, non spunta appunto un'applicazione con il quadratino e eh, La scaricate, eh, io infatti l'ho dovuta togliere per il fatto di memoria, eccetera, però non mi sembra l'ora di scaricarla perché io mi ci trovo super bene questa applicazione. Innanzitutto è per trovare clienti. Ma anche per trovare, no, no giusto se per trovare clienti. sì, come l'altra volta che io mi ero iscritta, vi vole... potete scrivere anche tramite Facebook così, senza stare lì tre ore a ricordare password ed email. Perché io sono una persona molto scordativa eh, su certe cose. Quindi, tramite questa applicazione. Eh, Puoi anche inserirti tramite Google Plus, non Google più, oppure tramite Facebook. Comunque, l'altra volta ho voluto fare la, la magnifica. <ride> Cosa significa? Allora, nel senso che sono andata nell'applicazione, Cosa ho fatto? Eh, siccome lì c'è scritto: se tu vuoi entrare come cliente, no, eh, come sì, giusto come cliente oppure come presentatrice, io ho messo come nuovo cliente, no? Eh, e lì ti dice come, ti dice tipo la provincia, il quartiere dove vuoi cercare la, vuoi cercare la tua presentatrice, eh, sì, la via, quartiere, una cosa del genere, il cap e la città. E io ho fatto: cioè, mi sono io cercata da sola. Credo che, se non sbaglio, Mariuccia, miau miau mi chiamo, se non sbaglio, eh, non mi ricordo, sì. Perché avevo messo il mio nome e cognome, perché ero entrata tramite Facebook. E poi ho detto no, guarda, non metto il mio nome e cognome, perché poi magari qualcuna senza volerlo, magari persone che sono sgradevoli poi lo vengono a sapere, a me dà fastidio, quindi ho preferito non, non farlo. Ho preferito mettere Meruccia a mio mamma, oh, perché comunque non si riesce a capire né ora né mai che sono io. Eh, quindi niente mi sono ricercata da sola ma era una prova per vedere appunto come funzionava questa applicazione eh, quindi la scarica, cioè sono andata ho cercato e mi sono trovata eh, e c'era scritto se io volevo ordinare tramite me quindi tramite questa presentatrice ho detto di sì quindi ho ordinato due fesserie roba di qualche 16 euro così Due fondotinta non ricordo e niente e così poi eh, mi è arrivato un messaggio una notifica che c'era una nuova cliente che voleva fare acquisti con me ho cancellato tutto ho detto lasciamo perdere se no <ride> eh, quindi ho detto allora funziona vera l'applicazione solo che da quando l'ho scaricata credo a dicembre del 2014 ancora non mi ha cercato nessuno e per questo vi dico che serve sia per le presentatrici che per le nonne presentatrici quindi serve serve eh, serve che comunque potete cercare in zona la vostra presentatrice più vicina e eh, appunto c'è il numero e tutte cose almeno credo cioè almeno io ho messo il numero quindi non so le altre e eh, eh, niente questa applicazione a me piace molto perché comunque a me presentatrici avvisa quando ti quando spedisci l'ordine quando ti arriva quando ti arriva no, ti dice tipo che è preparato elaborato, poi ti dice che c'è una nuova campagna, sei in ritardo a inviare tipo l'ordine oppure ti dice che il pacco è fermo all'ufficio, insomma molto carina questa applicazione e, e quindi niente, i metodi più metodi, diciamo esperienza personale quanto riguarda eh, Avon e come trovare i clienti ehm e questa spero che magari questo video vi ha potuto dare un po' di spunto. Fatemi sapere anche voi come fare. Io ho sentito anche molte persone che lasciano i cataloghi nelle bocca lettere, ma sinceramente io ho paura che non si sa mai chi si può incontrare, quindi meglio evitare. Eh, e niente, fatemi sapere voi. Eh, appunto, questa è la mia esperienza personale, ho fatto in ritardo perché, appunto, mi servono le carte, le carte fedeltà. Eh, quindi, per questo motivo, e eh, niente, fatemi sapere, eh, al prossimo video. In caso, vi metto il link dell'applicazione di Play Store, eh, il link di Vista Sprint, e quello sulla mia pagina Facebook che l'ho ricreata come nuova perché quella che avevo Avon i Rocher, Palermo, se non sbaglio, l'ho cambiata perché non faccio più i Rochet quindi non mi faceva cambiare più il nome, quindi l'ho dovuta ricreare nuova e eh, vabbè. Vi lascio il link a tutte queste tre cose. E al prossimo video. Ciao.